Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video sulle labbra. Prima di iniziare ho il rossetto della Avril, è un rossetto che io adoro ed è quello che ho messo nel progetto smaltimento makeup. Vi lascio il link di quel video se volete vederlo. Questo è il video dei prodotti finiti, parto dai campioncini così ce li leviamo di turno subito. Allora, questo lo finirò domani, l'ho utilizzato oggi, un'altra applicazione c'è, è della ESI, della linea Herbavan, e praticamente è una crema che favorisce il microcircolo da sollievare le gambe gonfie e stanche. Allora, c'è da dire che inci vedo che non è proprio perfetto, ha una consistenza tipo miele, non mi ha dato un effetto fresco, non mi ha dato un effetto di gambe più riposate, non ho visto nessun effetto sinceramente, quindi non è un prodotto che andrei a comprare. Poi ho finito questo campioncino di Sante, doccia schiuma Energy. Buono, ma niente di che, anche questo non lo comprerei. Ho finito poi un campioncino di balsamo per capelli di Olivella, questo mi è piaciuto molto, la profumazione è gradevole, districa molto bene i capelli, li lascia belli leggeri, non li vado a appesantire, però districa all'istante, quindi è un buon balsamo. Ho utilizzato due campioncini di La Saponaria, li ho utilizzati oggi pomeriggio. Allora, uno è lo shampoo salvia limone. Questo shampoo mi è piaciuto perché mi ha dato un po' di volume, ha lavato molto bene, ma non è aggressivo. Rispetto a quando provai questo prodotto qualche anno fa, la profumazione adesso sa molto più di salvia e mi piace un sacco, un buon prodotto che potrei riacquistare. Poi, della stessa linea, ho utilizzato il balsamo Moringa al limone, un buon balsamo, ma la profumazione a me non è piaciuta, quindi non l'andrei a comprare per la profumazione, però questa è una cosa mia personale. Poi, sempre della Saponaria, ho utilizzato oggi pomeriggio il bagnetto corpo e capelli albicocca, calendula e camomilla della linea Bambini. Mi è piaciuto tanto, io utilizzo una spugna di rete, fa tantissima schiuma, ma è una schiuma corposa, bella soffice, sembra quasi una panna montata, è molto molto delicato, ma allo stesso tempo molto efficace, quindi è un prodotto che mi è piaciuto. E sempre della stessa linea ho utilizzato la crema corpo lenitiva, anche questo buono, però mi ha fatto impazzire, una crema un po' fluida, sì, buona, ma niente di che. Poi ho utilizzato un campioncino del marchio Wangiso, questo qua è un olio detergente, mi è piaciuto tantissimo. Questa marca è una marca coreana che fa prodotti però con buoni ingredienti, è un olio che non è pesante sulla pelle e mi è piaciuto tanto, la pelle la sentivo bella pulita. Poi ho utilizzato un campioncino di Elan, questo qua sarà tipo il terzo che utilizzo, della linea Pia Veloce. Questa è una crema levigante riparatrice per talloni screpolati e duroni. Io ho dei piedi normalissimi, però questa crema va a nutrire i piedi in maniera perfetta, rimangono belli morbidi e per niente unti, è una buonissima crema. Poi ho utilizzato dei campioncini che mi hanno dato Alzana, questi qua sono quelli che mi ha dato l'Eco. Allora, lo shampoo delicatissimo della linea Bioresir mi è piaciuto tantissimo, un ottimo prodotto, ultra delicato ma allo stesso tempo efficace, fa una bella schiuma, capelli belli puliti, belli leggeri, ottimo. Della stessa linea, la crema idratante viso, mani e corpo, io l'ho utilizzata sul corpo, una buona crema idratante, non appiccica, non fascia bianca, buona. Sempre della stessa linea, un olio booster, questo è per il viso. Allora, io ho una pelle mista, tende molto a lucidarsi, come ad esempio in questo momento, e mi è piaciuto tantissimo. Quando sono andata a metterla sono rimasta un po' così perché pensavo non si assorbisse mai questo prodotto. In realtà, con un leggero massaggio il prodotto si assorbe, mi ha lasciato un effetto di seta sul viso, quindi un prodotto, ops, un prodotto buonissimo. Poi della linea Daily Defense invece ho utilizzato il latte detergente che mi ha struccato bene il viso, gli occhi non erano truccati, però l'ho utilizzato anche sugli occhi, non va a bruciare, non va a tirare o a seccare la pelle, un buon latte detergente. Poi ho utilizzato una crema viso anti-pollution, questa qua ci ho fatto tre applicazioni, buona, idrata molto bene, non appesantisce, non unge, una buona crema, però l'ho utilizzata solo la sera. Poi ho utilizzato la crema contorno occhi, con questa ho fatto tre applicazioni, un'ottima crema idratante, ma non pesante, il mio contorno occhi è un contorno occhi normale, però questo si andava a assorbire benissimo e andava ad idratare benissimo. E poi il siero super idratante, con questo ho fatto due applicazioni, mi è piaciuto tanto, dava un po' un effetto di pelle più tonica, molto buono, mi è piaciuto, idratante anche questo buono.
Ora passiamo ai veri e propri prodotti. Allora, della dispensa ho finito questo Mare Scrub. Di questo, come tutti i prodotti che vi mostro, trovate giù nell'info box il link che vi rimanda al mio blog, dove ho fatto la recensione dettagliata, trovate il link, l'inci a pallini, trovate i prezzi, dove si trova e tutto quanto. Questo è un sapone sfoliante, l'azione sfoliante lo danno le alghe, è con burro di karité ed è un prodotto buonissimo perché va a lavare la pelle, perché comunque è un sapone, quindi lava la pelle, non la va a seccare e allo stesso tempo fa uno scrub. Questo è per viso e corpo. Per il mio viso l'ho trovato un po' troppo forte, quindi io questa l'ho utilizzata solo nel corpo e mi è durata una vita. La profumazione è fantastica, sa proprio di estate e si sente anche, anche adesso, nonostante il prodotto sia finito, ed è buonissimo. Poi ho terminato questa mousse detergente viso della linea Sensitive di Alverde. Questa qua mi è piaciuta, è un buon prodotto, non brucia gli occhi, lava bene il viso, non va a seccare o irritare la pelle, è certificato vegan e natru. C'è l'alcol al secondo posto, però vi dico che io ho una pelle mista e sensibile, reattiva, molto delicata. Vi dico che non mi ha dato problemi. L'alcol anche nella profumazione io non lo sento, si sente una profumazione limonosa, molto buona, però non ci sento l'alcol. Avevo provato un prodotto uguale a questo, però di Alterra, e quello l'alcol mi ha dato veramente fastidio. In questo caso no, e mi è piaciuto, potrei riacquistarlo. Poi ho terminato questo shower gel della linea Tropical Summer. Questo qua era Ice Mint e questo è un gel esfoliante, aveva all'interno delle perle, delle microperle. L'azione esfoliante sinceramente non è che si senta più di tanto, l'ho utilizzato ogni giorno. La cosa, come detergente è buono, non va a seccare la pelle, lava bene tutto quanto. La cosa che però non mi è piaciuta molto è che c'è scritto Ice Mint, mi aspettavo una profumazione di menta fresca, infatti l'ho utilizzato in estate e invece sa di pompelmo, e a me il pompelmo non piace molto, quindi comunque un prodotto da 300 ml che mi è durato veramente tipo 2 mesi, ma insomma 2 mesi caldi, quindi ho fatto una doccia al giorno almeno e mi è durato tantissimo, quindi per quello ottimo, poco costa poco. Ogni tanto prodotti delle varie linee in edizione limitata della Lidl. Alcuni prodotti ogni tanto saltano fuori durante l'anno in super sconto, che magari sono delle rimanenze, quindi magari fate attenzione, se lo trovate e vi piace il pompelmo ve lo consiglio. Poi ho finito il tonico dell'Alchemilla della linea glicolica, un buon tonico che avevo un po' stoppato in estate per via dell'acido glicolico. L'ho utilizzato, questo è un pretrattamento acido in realtà, io l'ho utilizzato come tonico. La profumazione inesistente, non andava ad appiccicare la pelle, mi è piaciuto molto, mi ha aiutato con le macchioline post brufolo, un ottimo, ottimo prodotto. Ho terminato poi questo balsamo labbra di Biopark, il gusto limonata, la profumazione di limone ma molto dolce, quindi non mi è piaciuta più di tanto. È un balsamo labbra burroso e oleoso allo stesso tempo, idrata molto bene, però non mi ha colpito, nel senso, non so se è per via della profumazione, non ne ho idea, comunque l'ho finito, non credo di riacquistarlo. Non è male, cioè mi è piaciuto alla fine, però non è scattato l'amore. Poi ho terminato delle striscette depilatorie per il viso, queste della Sien, se mi seguite sapete che io acquisto sempre queste, quindi mi piacciono molto. Poi ho terminato il gel detergente sfoliante energizzante, libera e restringe i pori, con estratti di pompelmo, melograno e vitamina C per pelli grasse o con imperfezioni, di Garnier della linea Pure Active Fruit Energy, profumazione deliziosa. Adatto solo a chi ha una pelle mista o grassa, era un gel molto denso che andava poi risciacquato bene, io lo utilizzavo una o due volte alla settimana, una volta alla settimana o ogni 2 settimane, scusate. L'azione scrubbante si sente, quindi bisogna essere molto delicati. Comunque non mi andava a seccare la pelle, non me la andava a irritare, soprattutto quando poi andavo a risciacquare il prodotto, a volte la schiuma mi cadeva negli occhi, non va a bruciare gli occhi. Mi è piaciuto moltissimo. Poi ho terminato questo deodorante all'ibisco di Balea. Allora, nel mio blog
non so se lo guardate con il telefono, però se lo guardate con il telefono, se scorrete, andate in fondo e cliccate su visualizza versione web, sulla destra vi viene tutto un indice degli argomenti. C'è un argomento che si chiama Balea, lì trovate tutte le recensioni dei prodotti di Balea con tutti gli inci a pallini, perché in tante mi chiedete degli inci di Balea, così lì vedete tutto. Comunque, prodotto che mi è piaciuto tantissimo, costa tipo 99 centesimi, la profumazione è deliziosa, questa è senza sali di alluminio, lo utilizzavo anche dopo la rasatura senza problemi e mi manteneva pulita veramente per 24 ore, nel senso che se io facevo la doccia al mattino, l'applicavo al mattino, arrivavo poi alla mattina del giorno dopo. È vero anche che io però non ho una sudorazione eccessiva, quindi questo sta anche un po' alle persone, comunque bisogna lavarsi, ecco. Comunque, mi piacciono tantissimo questi deodoranti, finora non ne ho bocciato mai neanche uno. Poi ho terminato questo bagno doccia rilassante alla lavanda di Maternatura, 50 ml, di questo vi ho fatto un video recensione di tutti i prodotti di Maternatura e c'è anche questo. Lascio il link tra le schede, è un prodotto che mi è piaciuto molto, la profumazione è deliziosa di lavanda, molto buona. Io con questa mini taglia ho fatto tipo 10-15 lavaggi perché ne basta veramente pochissimo, soprattutto se come me ho utilizzato una spugna. Fa una bella schiuma, lava bene ma rimane comunque delicato sulla pelle, quindi ottimo. Proverò altri bagno doccia di Maternatura. Ultimo prodotto è questa maschera per le mani ai fiori di ciliegio di Sally's Box, questa qua che si può trovare anche all'OVS, io questa l'avevo acquistata al Cosmoprof. Sono due guanti, eccoli qua, imbevuti di siero, vanno lasciati in posa 10-15 minuti e poi va massaggiato il siero in eccesso. Allora, io l'ho utilizzato due volte e l'ho lasciato in posa tutte e due le volte per una mezz'ora abbondante. Il siero che rimane con un massaggio viene poi assorbito dalla pelle e non rimangono le mani appiccicose. Allora, intanto non ha una chiusura per il polso e quindi se fate delle cose nel mentre tende un po' a scivolare, quindi dovete stare lì a aggiustare il guanto ogni volta. Potete utilizzare i touchscreen perché funziona comunque anche col guanto. Le mani rimanevano idratate ma non nutrite e a differenza di quello di Sephora, appunto, questo dava un'idratazione, non un nutrimento, quindi se devo scegliere andrei a ricomprare quello di Sephora e non questo qua, nonostante sia un buon prodotto, però ecco, ve lo consiglio se non avete le mani particolarmente problematiche. Quindi questo era il mio ultimo prodotto, fatemi sapere che cosa avete provato e che cosa mi consigliate. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!